sono in piazza Cavour, disoccupato e perplesso. La mia disoccupazione è figlia del sole, come Circe. Oggi c'è il sole. Da una giornata bigia egli è uscito d'un tratto, mentre mi accingevo a scrivere per i posteri non so quali miei pensieri o immaginazioni. Ma arrivato in piazza Cavour, alla disoccupazione si aggiunge la perplessità. Da una parte si sforzano di verdeggiare i giardini, dall'altra, oltre i portoni massicci, scampanella via Alessandro Manzoni. A sinistra troverei un poco di alberi, dell'acqua e certi uccelli come nei francobolli delle collezioni. Oggi c'è sole e ci sarà movimento. Ci saranno anche dei bambini con le loro balie. Piazza Cavour era sparita l'insegna della notte, il giornale che leggevo nel pomeriggio per vedere se era morto qualcuno. Al suo posto brillava il nome di una palestra, Downtown, che offriva fitness. Fitness? Cioè? Vicino un cartellone enorme pubblicizzava qualcosa chiamato Fastweb. Io ho visto la foto è sul giorno, la faccia schiacciata per terra. Sembrava una foto di guerra, eppure era solo Milano. E così ecco il leggendario Jack Kerouac, che non sono riuscito a incontrare in America, che non avrei più creduto di poter incontrare, che a sorpresa sono invitata a presentare al pubblico milanese una sera del novembre 1966. Eccolo, spaesato e indomito, nella grande sala sotterranea della libreria Cavour, gremita di ragazze e ragazzi in frenetica attesa, colorati, eleganti nei loro costosi stracci beat. Lui, lo scrittore marinaio che, come Melville a New Bedford un secolo prima, era arrivato a Boston nel giugno 1942 in cerca di lavoro con la sua sacca nera gonfia di classici stampati in caratteri minuti. Qualcosa di selvaggio, una ventata d'aria salmastra, isola la figura di Kerouac al centro del palco, tra i suoi interlocutori italiani. Barcolla, quando si alza per stringermi la mano, come se fosse sulla tolda di una nave. Ma certo, ha già bevuto troppo whisky. E allora che la serata incominci, che si accendano falò di parole e il santo pagliaccio, come si è definito lui stesso, reciterà la sua parte. You are a great intellectual girl of Milano. People you hate you Milano. Because you're beautiful. That's why they hate you. You think so? Boom, boom, boom. Boom, boom, bang. 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 Hello, boom. Boom, boom, right. See, I'm already talking with my head, see? I have it here. French. See, I am French. And do you think you are going to write something about Italy? Crede che scriverai qualche cosa sull'Italia? You don't have to. I know that you don't have to, but maybe. What if I do? Who knows? I won't tell nobody. No dice nada. 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 Nada.